La sfida dei farmaci oncologici, oltre al costo, è quella di farla arrivare a tutti i pazienti. Qual è la strategia migliore affinché ogni paziente abbia il farmaco giusto? La strategia passa da due momenti fondamentali. Il primo è quello di una rete diffusa, ovvero sia vuol dire dare l'opportunità a ciascun paziente di trovare assistenza, il che non vuol dire sotto casa, perché vi è anche la necessità di un expertise, ovvero sia trovare l'assistenza complessiva, quindi non solo del farmaco, ma vuol dire anche il processo radioterapico, il processo di follow-up, il processo chirurgico nell'ambiente adatto. La difficoltà, ma la vera sfida, è quella di far sì che a tutti sia garantito quello che è la giusta assistenza, ricordando quello che è l'articolo 32 della Costituzione italiana, che recita che la salute è un diritto del cittadino ed anche un interesse della collettività. E questo l'obbligo etico del patto tra cittadini e Stato nella Costituzione, che è alla base della sfida non solo per gli oncologi, ma per tutti coloro che lavorano in questo campo e che nei rapporti con chi ha questa o altre patologie deve essere in grado di dare una risposta appropriata, efficiente ed efficace.